Nuova settimana in compagnia dell'agenda di Telebelluno. Vediamo qualche proposta per i prossimi giorni. Cominciamo da martedì 17 dicembre. C'è tempo anche martedì 17 dicembre per far visita alla mostra dal titolo Le stagioni di Buzzati, una mostra a cura di Marco Perale ospitata a Palazzo Fulcis a Belluno. Sarà fruibile nella giornata di martedì 17 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. E andiamo avanti con le giornate e veniamo a qualche proposta per mercoledì 18 dicembre. Il Comune di Limana, l'Assessorato alla Cultura, la Biblioteca di Limana e Limana Città che Legge presentano alla popolazione la serata di musica e di letture dal titolo Rimasti Avanti o Alle strade dei Piai, una serata all'insegna della poesia e della musica nella quale verrà raccontata una storia che parte da un libro e prosegue in un album musicale. Verranno evidenziate le analogie e le differenze presenti nelle due opere, raccontando i cambiamenti del pensiero giovanile di un mondo che parte da una prima visione tradizionale passata e vissuta e prosegue verso un lungimirante futuro da conquistare, conoscere e vivere. Protagonista sarà Marco Dalfarra, alla chitarra invece Simone Fagherazzi. L'appuntamento è alle ore 20.30 di mercoledì 18 dicembre alla sala Luigi Nocivelli alla Biblioteca Comunale di Limana. La popolazione è invitata a prendervi parte. E ci spostiamo adesso in quel di Santa Giustina, dove è fruibile anche nella giornata di mercoledì 18 dicembre la mostra dal titolo Legno, carta e fantasia, seconda edizione, mostra di modellismo proposta dal Comune di Santa Giustina con Unifarco per la cultura. Come detto, nella giornata di mercoledì la mostra sarà aperta al pubblico dalle 14.30 alle 19. Noi abbiamo concluso così anche per oggi il nostro momento dedicato all'agenda di Telebelluno. Vi ricordo che se anche voi volete rendere note delle attività, delle iniziative, potete farlo mandando una mail all'indirizzo promo@telebelluno.it, indicando anche un vostro contatto telefonico oppure chiamando direttamente la redazione di Telebelluno. Arrivederci!